tutti, no? Io adesso non sono neanche più tanto lucida, però due o tre risposte devo darle. E però farò davvero velocissima, perciò vi chiedo se sarò un po' dogmatica. Intanto voglio tornare su quelle foglioline dell'ulivo. È un miracolo che siano lì, non so se tu lo sai questo, ma in realtà il simbolo che venne presentato a Prodi non ce l'aveva per niente. L'ulivo non c'era entrato in alcun modo. Non rivelo un segreto straordinario, vi annuncio anche che uscirà tra breve un libro che credo sia il primo libro vero in cui Prodi fa un bilancio del suo impegno. È una sua biografia intellettuale e politica, e quindi torna anche lungamente su tutta la vicenda di come sono andate le cose. Non mi ricordo se c'è questo dettaglio, ma i primi bozzetti non ce l'avevano per niente. Fu il professore a dire che gli sembrava assolutamente fuori di luogo, che, e poi comparvero le foglioline. Il clima politico era del tutto particolare. Vi voglio ricordare che il Partito Democratico è nato insieme alla crisi della cosiddetta coalizione dell'Unione, che è un'altra cosa di cui noi abbiamo parlato quasi a vuoto, perché il simbolo dell'Unione non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai votato, perché sulle schede elettorali, con la legge elettorale che Calderoli aveva fatto in modo che venisse votato, in realtà rendeva impossibile l'operazione a cui si era lavorato. Cioè, quella legge elettorale lì era una legge elettorale che era stata fatta apposta perché fallisse il progetto, e devo dire che in grande misura c'è riuscito, perché sapete che poi il margine della vittoria è stato oggettivamente ridicolo, 125.000 voti di differenza. La vocazione maggioritaria, certo, quello che dici tu è vero, ma è vero che invece il progetto uvivista ha sempre pensato che non si dovesse lasciare, proprio perché in Italia non c'era una sinistra capace di diventare maggioranza, non si lasciassero perse culture importanti, che certamente ha ragione Salvatore, avevano dato cattiva prova di sé nel 95-96, quando il governo dell'Ulivo, e guardate che secondo me da lì sono venute giù tutte le conseguenze negative che oggi in realtà, rispetto alle quali non solo oggi stiamo recuperando. In realtà Renzi è così forte non solo per i suoi meriti, ma per i demeriti della classe politica del centrosinistra che l'ha preceduto. L'ha detto anche Andrea benissimo. In realtà ci sono stati tanti errori, tanti ripensamenti, tante incertezze, tante contraddizioni, tante promesse mancate, tante parole dietro le quali poi non veniva mai fuori la sostanza. Ed è questo che ha reso così forte lo slancio vittorioso di Renzi. Ed è la ragione, sono certa che Renzi ne è consapevole, per cui Renzi deve consegnare un risultato. Quando Andrea dice è importante il modo in cui lui anche interpreta la sua leadership, è certamente dovuto al fatto che lui sa che se non consegna all'Italia in qualche modo almeno un po' del cambiamento promesso, veramente andiamo a casa per altri 20 anni, insomma, e quindi non si può sbagliare questa volta. Ma la vocazione maggioritaria significava per l'Ulivo giocare in coalizione, e guardate che di mano in mano che nella sinistra in quello che stava a sinistra del Partito Democratico maturava finalmente una cultura di governo, stavolta è stata proprio colpa nostra, perché loro, se è venuto con noi in Italia bene comune, coalizione
vincendo il premio di maggioranza, con l'idea che addirittura avremmo fatto un gruppo parlamentare uniti insieme. E siamo noi che poi, anche perché non sono andate le cose, nella mancata elezione del Presidente della Repubblica, prima di Marini, poi di Prodi, insomma, per una storia che conoscete benissimo perché è recentissima, è tutto saltato. Ma lasciare a sinistra scoperta la rappresentanza politica e quindi correre da soli non significa e diventare, muoversi sempre di più invece verso il centro e andare verso il bipartitismo, che è ciò che invece Renzi ha in mente, perché Renzi l'ha detto esplicitamente: io vorrei un sistema bipartitico, non bipolare. Significa però, non significa che quella roba lì non c'è, perché nella società c'è. Le istanze e i problemi che SEL porta o rappresenta ci sono e come. E significa anche farli diventare sempre più forti, sempre più... Io e Andrea lo misuriamo quotidianamente, cioè dire più uno, siamo capaci tutti, e l'opinione pubblica da questo punto di vista si radicalizza sempre di più, o cioè si estremizza a sua volta sempre di più, tu lo aumenti. Aumenti, fai salire il bisogno e aumenti ovviamente una forza che a quel punto diventa antagonista rispetto a chi invece dovrebbe bilanciare questo centro-sinistra e portarlo a una cultura di governo. Vi faccio un esempio: dire tutti i giorni che noi vogliamo il reddito di cittadinanza, quando sappiamo benissimo che in questo momento non ci sono le condizioni. Adesso anche la sinistra Dem dentro al Partito Democratico sta aprendo un confronto con Renzi, ma perché? Perché cominciano finalmente a vedersi dei segnali di ripresa che possono eventualmente rendere possibile immaginarlo di qui a 2 anni, il reddito di cittadinanza, immagino, per le condizioni economico-finanziarie nelle quali ci troviamo. Ma è facile alzarsi, come fanno, lo fanno di più il Movimento 5 Stelle, dire noi vogliamo il reddito di cittadinanza per tutti, siamo capaci anche noi, o di dire che vogliamo degli investimenti molto più grandi nel welfare, che vogliamo che si parta, ecco, adesso io massacrerei meno i comuni, per esempio, perché questo invece oggettivamente è stato un po' il gioco delle tre carte di questo anno, ma adesso non scendiamo nei dettagli. Ma è per dirvi che se non si ragiona in una logica di coalizione, si corre il rischio molto significativo di lasciare che si radicalizzi a sinistra una forza fortemente antagonista, che nel tempo è destinata a crescere, perché invece appunto, tra l'altro, rappresenta delle istanze oggettivamente vere, e quindi si corre un rischio vero. Portare invece questa sinistra a maturare una cultura di governo, lasciando poi alla fine proprio le ali estreme, quelle che non sono recuperabili sia a destra che a sinistra, nei due estremi, dei due poli, le frange che proprio sono non recuperabili a cultura di governo. Non è così, secondo me non era così per SEL quando noi siamo entrati in Parlamento. Avremmo potuto tranquillamente con SEL avere un confronto anche proficuo dal punto di vista, spesso non sono grandi le distanze anche oggi che ci dividono. Adesso ormai è un discorso che si va chiudendo, perché ovviamente ci sono delle occasioni storiche che poi non si presentano più. Torno solo un secondo, ultimo, sulle primarie. Penso anche io che sono uno strumento davvero importante, davvero prezioso. Penso anche io che ovviamente più sono grandi, anche è come una goccia di veleno in questo caso l'inquinamento, però se sono primarie con un respiro nazionale, nei piccoli territori, nelle cose locali, ovviamente invece basta poco per fare in realtà emergere dei risultati non corretti, quindi dove la non legalità o peggio ancora comportamenti decisamente illegali invece determinano delle soluzioni, ma proprio perché sono preziose vanno messe in sicurezza. È per questo che io dico che secondo me sarebbe venuto il momento di fare una legge per le primarie. In ogni caso il Partito Democratico ha il dovere di metterle in sicurezza.
ma non deve essere un argomento per cominciare a dire no, allora non si fanno più. Bisogna usarle quando davvero hanno senso e fare in modo che i comportamenti non legali non siano davvero ammessi. Per esempio, una soluzione banalissima, ci pensavo nei giorni della Liguria, sarebbe avere una task force, come è la commissione di garanzia, alla quale si fa riferimento dopo, no? Cioè prima succedono le malefatte, poi si fa ricorso alla commissione di garanzia. Se tu avessi la possibilità ad un seggio dove il segretario si rende conto, e se ne rendono tutti conto i nostri, che sta succedendo qualcosa e dice ok, lei prima di votare si ferma qui, io chiamo adesso e ti arrivano due persone, tre persone che stilano per esempio un verbale prima di farti votare oppure approfondiscono qual è la questione, tanto guardate i nostri, quelli davvero seri che ne abbiamo dappertutto in tutti i seggi, i nostri volontari capiscono benissimo quando cominciano a dei comportamenti non corretti e stanno succedendo delle cose che per loro sono anomale. Se uno le segnalasse immediatamente, magari appunto intervenendo subito, questo impedirebbe almeno poi quel risultato boomerang per cui sui giornali le primarie del PD inquinate dalla mafia. Non è che ci facciamo un figurone, è un modo per delegittimare progressivamente, uno strumento importante e anche per fare dei grandi danni al partito. Ecco, con questo chiudo perché non sarei in grado di dire niente di più. Io ringrazio tutti quanti.